E bentornati a Che succede nel mondo in 60 secondi, la sottorubrica appunto di Daniele Terra e Liu Ricciardelli che ci parlerà di alcune tematiche di politica internazionale in 60 secondi. Cominciamo con elezioni in Pakistan. Allora, in Pakistan non ci sono state delle vere e proprie elezioni, ma c'è stato un importante cambio di governo. Infatti, il primo ministro Imran Khan, già giocatore di cricket, è stato sostituito da una vecchia conoscenza politica pakistana, ovvero Sharif, il nuovo primo ministro Sharif, che però non è l'ex Sharif leader della Lega Musulmana N, che era un movimento abbastanza radicato quando c'erano i coniugi Bhutto all'interno della politica pakistana, e il fratello. Il Pakistan, come l'India, insomma, i rapporti familiari contano tantissimo, e quindi c'è stato un cambio da un governo che era stato considerato un po' troppo vicino a Russia e Cina popolare negli ultimi tempi, a un governo che teoricamente dovrebbe più allinearli verso lo storico e tradizionale alleato statunitense, anche se il Pakistan poi ha seri problemi di tenuta sociale all'interno, anche per quanto riguarda il comparto della sicurezza. Quindi, insomma, sì, magari forse si riallineeranno di più agli USA, ma c'è ancora tanto, tanto da fare. 59-73. Vai, Una perfetto. piccola postilla, la butto, era anche appassionata di. Beh, è grande appassionata di poste, soprattutto di francobolli. Pensate che Benazir Bhutto a inizio anni 2000 partecipò a una riunione dell'Internazionale Socialista che si riuniva a Roma, credo nel 2002. In quanto il Partito Popolare del Pakistan, il Partito del Popolo del Pakistan, il PPP, era un membro osservatore dell'Internazionale Socialista, e quindi a Roma chiese di visitare la sede delle poste presso Piazza San Silvestro perché voleva acquistare dei francobolli italiani. Appassionata di filatelia, quindi. Esatto, è un bellissimo aneddoto che ci piace spesso ricordare, questo Assolutamente. vogliamo dire. Facciamo un salto da questa parte, diciamo, andiamo un po' più a sud, sempre nella zona, diciamo, subcontinente indiano, e nell'oceano indiano c'è lo Sri Lanka che sta vivendo una serie di grandi tensioni sociali. Esatto, lo Sri Lanka possiamo dire a tutti gli effetti è parte del subcontinente indiano, nel senso che ricordiamo un'isola che si trova oltre sulla costa, oltre l'India e in mezzo all'oceano indiano. Ecco, molti sono movimenti negli ultimi tempi. Innanzitutto lo Stato ha dichiarato il default ufficialmente. Pensate che il debito pubblico dello Sri Lanka è metà del PIL, e non c'è la possibilità di ripagare sostanzialmente il debito, e quindi lo Stato ha dovuto dichiarare di fatto bancarotta. Non ha aiutato l'approvvigionamento per quanto riguarda i rapporti con la Russia. Questa vicenda dell'Ucraina ha, diciamo, come dire, otturato molti rapporti economici che c'erano tra lo Sri Lanka e soprattutto il continente asiatico. Ogni giorno ci sono sommovimenti di piazza. Questi sommovimenti di piazza legati alla situazione economica, che hanno portato dei danni reali che possiamo immaginare quando uno Stato va in bancarotta, ha portato pure alla caduta dell'esecutivo. Quindi attualmente a Colombo, la capitale dello Sri Lanka, la situazione è questa: ogni giorno movimenti di piazza, ogni giorno manifestazioni, non c'è un governo e c'è sostanzialmente un enorme debito pubblico su cui pagare anche interessi. Ma ti dovrò chiedere quindi alla prossima di fare tutto in 49 secondi. Ok, Ok, sono stato un po' spendaccione. facciamo un salto oltreoceano, non solo indiano, ma anche Atlantico. Andiamo sulla costa pacifica del Sud America, andiamo in Perù. Esattamente, in Perù ultimamente la crisi di governo è quasi qualcosa di atavica, nel senso che per anni in realtà i presidenti del Perù riuscivano a reggere, almeno nella fase della democrazia, a reggere per tutto il mandato. Adesso ci sono sempre cambi o comunque soprattutto problemi di carattere giudiziario. Attualmente il presidente Pedro Castillo è stato eletto relativamente da poco, anche con un certo, come dire, afflato di popolo. Però il Parlamento gli si è messo contro. Questo è un po' un problema dei sistemi presidenziali nel Centro America e nel Sud America. Sono su un modello prettamente americano, quindi c'è l'elezione del Presidente della Repubblica che è molto potente, però poi molto spesso il Parlamento risponde ad altri interessi e quindi fa addirittura una forma di guerriglia politica da questo punto di vista. Pensate, per un voto non è passata la richiesta di impeachment nei confronti del Presidente Castillo, però comunque il Parlamento è contro questo Presidente della Repubblica. Quindi il Perù si trova in una situazione paradossale in cui il presidente è ancora legittimato a essere tale, però poi il Parlamento non è ben visto agli occhi dei sostenitori del presidente e viceversa. E anche qua sto parlando di
quasi 4 secondi, vediamo se riusciamo a recuperare con Quasi 4 secondi. il tema dei temi in questo momento, che altro che un minuto, abbiamo più di un'ora, cioè l'evoluzione del conflitto ucraino-russo. È difficilissimo dedicare del tempo a questo tema, se ne parla tantissimo, però possiamo fare un'istantanea. Che cos'è oggi la guerra in Ucraina? Probabilmente una guerra circoscritta. Circoscritta a cosa? Un'area territoriale, quella del Donbass, quella dell'area orientale di Lugansk. Molto spesso sente parlare in questo periodo di ucraini di Leopoli, per esempio, che sostengono il fatto che in realtà, nonostante alcuni missili abbiano quasi raggiunto la Polonia addirittura, non si combatte tantissimo in quella zona. Non solo, da segnalare un aspetto per fare un'istantanea. Alcune ambasciate stanno decidendo di tornare a Kiev, e a Kiev molto più spesso è possibile incontrare, diciamo così, capi di stato e di governo. Qualche giorno fa il primo ministro britannico Johnson, oppure il capo dello Stato polacco e i tre capi di Stato degli Stati Baltici, quindi Estonia, Lettonia e Lituania. L'idea quindi è che veramente il conflitto anche a Kiev si sia un po' ridotto e sia circoscritto a Donbass. Non so se questo vorrebbe dire che veramente Putin ha individuato l'obiettivo, la linea rossa, una mediazione su quell'area e poi speriamo concludere al più presto questa operazione speciale, non guerra, operazione speciale. E con quest'ultimo tema, qui abbiamo dovuto cominciare peraltro, ma ci piace divertirci così cambiando, sparigliando un po' Certo. le carte, concludiamo anche questa sottorubrica di che succede nel mondo, appunto che succede nel mondo in 60 secondi, ci aggiorniamo per le prossime puntate.